applauso a tutti voi, un applauso alla Raffi, al dottor Salvi, a chi ha pensato alla bellezza di questo, non lo voglio chiamare niente, un gesto, no? Qualcosa che rimanda a qualcosa di più grande, che è la lotta alla malattia, di non arrendersi, di andare oltre quella che la vita ti mette di fronte, ma insieme, no, si vince. Questo è un po' lo slogan che ci ha mosso negli ultimi anni. E un grazie di cuore al nostro prof Tambo, che stasera vediamo in una veste un po' diversa dal solito, da autore di un bellissimo libro che stasera ci presenta. E grazie di cuore soprattutto a questa bellissima rassegna, una montagna di libri, un festival che è la sua 26esima edizione, quindi è molto più anziano di noi, ma sicuramente attuale e giovane nello spirito con cui seleziona le iniziative da dover presentare. Quindi questa sera con me abbiamo Francesco Chiavolera, che è qua con me. Pure Francesco, gli chiederei proprio qual è un po' i futuri eventi, cosa rappresenta questo festival, cosa porta di bello non solo qui a Cortina, ma in tutte le persone che incontrano gli autori e queste belle presentazioni. Quindi raccontaci un po' di come si svolgerà quest'estate questa bella iniziativa. Grazie, grazie a te, grazie a voi. Grazie soprattutto al professor Paolo Zamboni, autore di Nascoste nella tela, che questa sera sono curiosissimo di ascoltare dopo aver letto il libro nella presentazione del professore. Oggi è una veste un po' diversa per noi, per questo nostro festival che avrebbe in teoria la sua inaugurazione ufficiale tra una settimana, il 16 di luglio. Ma non potevamo non mancare, a parte per l'amicizia sincera che mi lega Raffaella, che è un'amica vera, è una persona di Cortina che frequentando e amando Cortina dà qualche cosa a questo paese. La bellezza di Cortina, come sapete, è che a differenza di altri luoghi di montagna ci si trova anche con persone che vengono da molto lontano, è una comunità porosa e aperta, è così che è nata una montagna di libri. Rubo veramente pochissimo la presentazione, ringraziando voi innanzitutto per questa iniziativa meravigliosa. Quindi dicevo, non c'è solo l'amicizia con Raffaella, figuriamoci, quella sarebbe una cosa privata e personale. C'è il riconoscimento di tutti quelli che sono le piccole o grandi comunità intorno a noi, che non sono solo le comunità di sangue, ma per fortuna sono le comunità di persone che si trovano intorno a una passione, una curiosità, un problema, una sfida. E quindi innanzitutto abbiamo rispetto come festival letterario per questo. Questo festival è nato sulle passioni e le manie delle persone. Perché tutte le volte c'è qualcuno che ci porta in mano un libro, io figuriamoci, posso conoscerne un decimo di quelli che mi arrivano, poi li leggo volentieri e ogni volta ringrazio chi, amando lo yoga, mi descrive l'ultimo libro sullo yoga più bello che ci sia. Oggi venendo qua pensavo a un amico che non c'è più tra i tanti, Alessandro Di Mai, che era appassionato di osservazione del cielo e lui con le sue passioni astronomiche me ne portava degli altri. Ne sa qualcosa Franco Sovilla della libreria di Cortina, che è qui, che saluto e che vive con me, questa specie di continuo filtrare le curiosità che arrivano ogni tanto un po' naif, molte volte piene di buona volontà, lo sappiamo, e anche spesso di qualità, come in questo caso. Vi dico velocissimamente cosa succederà quest'estate alla Montagna di Libri e poi do molto volentieri la parola al professor Zamboni, di cui ho saputo stasera che innanzitutto è stato in incognito, come fanno i gentiluomini, uno spettatore di una Montagna di Libri, oggi ne è relatore. Iniziamo oggi con voi, ci ritroviamo poi, e lo dico anche a chi ci segue e vi saluto, su Facebook e su YouTube in diretta per una montagna di libri, perché abbiamo il nostro canale digitale che durante la pandemia è stato così importante e teniamo vivissimo. Ci vediamo martedì, vado a memoria perché ormai so a memoria, abbiamo preparati per mesi questi appuntamenti. Martedì 12 luglio, per chi è qui a Cortina, al Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi, parliamo di altri tipi di pionieri, le pioniere e i pionieri della montagna, chi nell'Ottocento ha iniziato le grandi vie su queste montagne, non soltanto sulle Dolomiti. Ci sarà un libro bellissimo dedicato a Richard Isler di Volker Strobel, ma ci sarà anche un libro di Paolo Salvini che racconta, è un professore di storia dei nostri luoghi, che racconta le donne e l'alpinismo nella Victorian Age nell'Ottocento, non soltanto quella primissima che venne portata praticamente a forza in cima al Monte Bianco nel 1802 per dire che una donna c'era dovuta andare, per fortuna poi le donne si sono fatte valere al di là di questi stereotipi e hanno anche loro partecipato alla scoperta delle montagne. Ne parliamo alle 18 al Museo Rimoldi martedì 12 luglio. Poi siamo di nuovo al Palazzo delle Poste, la Sala Cultura, che è il luogo da cui abbiamo iniziato tutto.
questo nostro festival del 2009, pensate un po', 13 anni, e saremo lì al Palazzo delle Poste, alla Sala Cultura, per l'inaugurazione ufficiale della Montagna dei Libri, con il grande Pietro Dal Soldà, che conosciamo, per la sua voce su Radio 3, ma che ha scritto un libro bellissimo, La vita fuori di sé, una filosofia dell'avventura, pubblicato da Marsilio. Stupendo libro che racconta che cos'è l'avventura. E lo dico anche qui a chi in sala ha qualche ridotta capacità motoria, mettiamola così, l'avventura parte e vive all'interno innanzitutto della capacità di spaziare dell'animo umano, e quello è la morale di quel libro magnifico che presentiamo. Ma poi non ci sono solo, ci sono anche i pigri che non hanno voglia di spostarsi, anche altro grande capitolo, e quindi uno giustamente muove innanzitutto la mente e il cuore. E poi ancora tantissimi appuntamenti, sono più di 50 per tutta l'estate, uno al giorno, a volte due al giorno, non so come arriveremo alla fine, fino a fine agosto, poi ancora settembre-ottobre. Potete seguirci su unamontagnadilibri.it, i nostri programmi tra poco saranno in giro per il centro. Ringrazio anche moltissimo le ragazze che sono, i ragazzi che sono qua in sala, Francesca, Lorenzo, Viola, Stefania, ci sono tutti stasera e li ringrazio moltissimo. E siamo qua, ovviamente me ne sto dimenticando alcuni, ma non riesco a ricordarli tutti, ma tanto li ringrazierò man mano durante il corso di Una Montagna di Libri. Seguiteci e condivideteci sui social, perché questo festival vive delle passioni di tutti quanti. Grazie. Professore, a lei. Buonasera a tutti. Io sono veramente molto onorato che Raffaella Verticale Solidale e anche io sia stato inserito in questo contesto della Montagna dei Libri, che è straordinario, come ho avuto già modo di dire prima brevemente a Francesco. E grazie anche, scusami, all'Hotel Villa Argentina. E all'Hotel Villa Argentina per... Grazie. Per ospitarci qui in questa bella sala così ben gremita. Che cos'è Nascoste nella Tela? Nascoste nella Tela è tante cose. La prima cosa è affinare una capacità di osservazione. E in questo vi guido letteralmente. Un primo esempio, intanto per scaldarci. Qui sulla Terra siamo 6 miliardi di persone, quindi possiamo dire che un paio di miliardi di occhi hanno visto questo quadro. Tutti lo conoscono, la Gioconda. E quando lo guardiamo siamo rapiti da questo occhio così vivo, così vivace, così sorridente. Come abbia fatto Leonardo a creare questo sorriso e questi occhi non si può sapere. È tutto merito della sua maestria e del suo genio. Ed è così ipnotizzante che non vediamo che lui appositamente dipinge un difetto, una malattia grave. Ma guardate quella piccola tumefazione che c'è in quella che si chiama la tabacchiera anatomica, quell'area che c'è fra il pollice e l'indice, dove un tempo chi fiutava il tabacco si metteva lì il tabacco, quindi... E vedete che c'è questa piccola tumefazione. Adesso magari troverete anche tante altre spiegazioni in rete che non sono probabilmente credibili. Io credo, non ho nessuna prova per dire, che questo sia una cistite endemica, perché quella è una zona tipica in cui si formano le cistite endemiche, secondo i test di ortopedia, specialmente in donne che potevano fare qualcosa come un lavoro al tombolo, un ricamo, che erano in quell'epoca rinascimentale delle gentildonne, attività che sicuramente interessavano e attraevano le donne. E devo dire però che questo piccolo difetto che lui, grande studioso di forme anatomiche, ha dipinto, alla fine umanizza moltissimo questa figura, che sembra quasi una figura eterea, quasi non esistente. E questo per dire, miliardi di occhi hanno visto il quadro, pochi hanno colto il particolare. Poi fa anche altre cose, e quindi risolve o tenta di risolvere diagnosi difficili, apparentemente difficili, perché io vi prendo per mano, il linguaggio è un linguaggio assolutamente non medichese, però in pratica quello che mi è capitato sempre è di cogliere un segnale nella tela, che potrebbe essere un segnale di una malattia,
Poi il gioco divertente, perché all'inizio non avevo nessuna idea di scrivere un libro, cioè il libro l'ho scritto perché non sapevo cosa fare durante i weekend del lockdown, quindi ho detto, avevo tanti appunti, finalmente faccio un libro. E il gioco che mi divertiva era andare a vedere lo stesso autore, come dipingeva, con quali colori dipingeva altri soggetti, oppure lo stesso soggetto del quadro dipinto da altri, facevo le mie comparazioni e poi naturalmente ci voleva un sottofondo storico. E uno dei quadri più divertenti c'è all'inizio, è questo che conoscete tutti, questo si trova a Galleria Borghese, è il Bacchino Malato del grande Caravaggio, e quindi già viene detto Bacchino Malato, quindi già viene dato questo tipo di così, cioè viene già detto nel coro che è malato, ma di che cosa è malato? Qui abbiamo la fortuna che è un Caravaggio poco più che ventenne, che da Bergamo, da Milano, arriva a Roma, viene catturato in una bottega di un cavaliere, che è un pittore manierista, ma più che altro era un cacciatore di teste, e quindi cercava di giovani talenti di mettersi nel suo studio, li supportava, li manteneva, in modo che poi producessero tele che lui poteva vendere alla nobiltà romana o addirittura anche ai cardinali o tutto quello che era l'entourage del pontefice. Il Bacchino Malato ci incuriosisce perché in effetti vediamo un colore poco sano, però un colore strano. È un colore strano perché da una parte è molto biancastro, quindi ci può far pensare che sia anemico, dall'altra parte è un colore un po' scuro in certe altre parti, non è solo l'utilizzo della luce magistrale del nostro Caravaggio che va questo. Qual è la grande fortuna? Allora i colori costavano molti soldi e quindi non venivano sprecati, e contemporaneamente a questo Bacchino lui fa altri due quadri, il ragazzo col cesto di frutta, che è quello che vedete a sinistra, facilmente riconoscibile anche questo alla Galleria Borghese, e l'altro invece non è Bacchino ma è il Bacco, che pare tutt'altro che malato. Allora proviamo ad andare a vedere la prima nostra ipotesi: è malato perché è anemico. Come fa il dottore a vedere se uno è anemico? Sostanzialmente cosa guarda? Guarda le labbra, ti tira giù le palpebre inferiori, ti guarda l'occhio. E qui lo possiamo fare insieme. Guardate in alto e in basso le due labbra rosse vermiglie dipinte assieme a quelle del Bacchino, cioè sono gli stessi anni e sono le stesse tavolozze, quindi lui sceglie due colori molto diversi, quindi vermigli molto simili, molto comparabili, sia il fruttivendolo che il Bacco, sicuramente delle labbra molto chiare, molto 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 chiare del Bacchino. E poi guardate quella che si chiama canicola lacrimale, che è l'angolo dell'occhio, l'angolo interno dell'occhio, sotto vedete il Bacchino, che è proprio biancastro, vedete, si vede molto molto bene, e mentre come bello rosso sanguinificato l'occhio, in questo caso del ragazzo col cesto di frutta. Ma certe volte, oltre a darci delle indicazioni così abbastanza semplici, come possiamo dire, è debole, è malato perché è anemico, certo, senza saperlo, il pittore può dipingere quello che noi medici chiamiamo, con un nome strano, il segno patognomonico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se il medico vede quel segno, non ha bisogno di TAC, risonanze magnetiche, PET, SPECT, 3000 giri, vai da qua, vai di là, fai di esame, basta la visita e l'occhio clinico fa la diagnosi. E Caravaggio ci dipinge il segno patognomonico. Andiamo a vederlo assieme. Qua vi propongo due mani, concentratevi prima su quella di destra, che è quella sana, è la mano di Bacco. La mano di Bacco, in particolare di Bacco, che regge il bicchiere. E vedete com'è realista il giovine Caravaggio, perché vedete che
le unghie le fa sporche. Sono questo Bacco, è un giovinastro che lui ha catturato da qualche parte con le unghie sporche, però le unghie sono belle trasparenti. E guardate quant'è realista, guardando il pollice, che vedete il pallone caratteristico di uno che stringe qualche cosa, preme contro il vetro, e quindi vedete che c'è il pallone. Quindi lui è molto vicino a dipingere la realtà, non possiamo negarlo. E adesso guardiamo la mano malata, quella che stringe quel triste grappolo d'uva, veramente disadorno, non certo di prima qualità, che ha il bacchino. E guardate l'unghia del bacchino. L'unghia è un'unghia che è a vetro smerigliato, cioè come i vetri dei bagni, dove non si vuole che ci si veda dentro. Non è un'unghia trasparente, è un'unghia che tutto attorno è nerastra, e anche il pollice è nerastro. Vedete? Nonostante sia illuminato dalla luce, il pollice è nerastro. Questo, diciamo, nella semiotica che compone l'arte della medicina, si chiama acantosi nigricans, e vuol dire insufficienza della ghiandola surrenalica. Cioè la ghiandola surrenale del bacchino non funziona. E quindi cosa succede? Succede che produce questa ghiandola gli ormoni che per esempio ci danno la sveglia, ci dicono quando ci vogliamo svegliare, non lo faremo mai, se non avessimo il surrene che produce il cortisolo non ci sveglieremo, ci trascineremo le prime ore del giorno, invece ci facciamo coraggio, ci prendiamo un buon caffè, e praticamente questo è tutto merito del cortisolo, che poi nel corso della giornata cala e verso sera comanda invece il suo alter ego, che è la melatonina, che è quello che ci fa dormire. Questo cortisolo non c'è. Allora voi direte, ma che cosa diavolo c'è zecca, l'unghia nera, il colorito nero, con il fatto che non produce cortisolo? Perché noi abbiamo nel centro del cervello un laboratorio analisi magnifico che ti dà l'esame, il risultato dell'esame dopo qualche centesimo di secondo, che è proprio nell'ipotalamo, dove c'è l'ipofisi, qua in mezzo, insomma in mezzo al nostro cervello, e lui immediatamente coglie che noi abbiamo poco cortisolo in circolo. Quindi manda un messaggero che si chiama CTH al surrene, gli dice: cosa fai? Stai producendo poco cortisolo, producine di più. Ma mentre fa questo, la CTH ha un effetto collaterale, stimola la melanina. E voi sapete che la melanina è quello che abbiamo nella pelle per farci abbronzare, per farci diventare più scuri, quando prendiamo il sole, per difenderci anche dai raggi solari con una cute che è più propensa a riceverli. Uno dei malati più famosi di morbo di Addison, questo è il nome dell'insufficienza surrenalica, è questo signore qui che penso che conosciate più o meno tutti, JFK, John Fitzgerald Kennedy. Qui è il momento in cui lui si sposa. Lui è biondo, irlandese di etnia, sua moglie Jacqueline è una mora molto bella, però vedete che è meno abbronzata di lui. Lui è biondo, irlandese, ma è molto più scuro di lei. E qui lui si curava, perché John comandava una fregata durante la Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico, e per lo stress lui ha avuto un attacco, verosimilmente sarebbe stato mortale se non avesse avuto il medico di bordo l'idea di iniettargli il cortisone, che in quel momento era disponibile da pochi anni, e gli salvò la vita, però nello stesso tempo fece la diagnosi, cioè nel momento stesso in cui lui si è risvegliato da uno stato ormai di coma, grazie all'iniezione di cortisone, era chiaro che aveva questa malattia. Sempre stata tenuta nascosta, perché chiaramente un uomo malato difficilmente può fare carriera politica, guidare uno stato importante come gli Stati Uniti, se si fosse saputo, ma poi è stato detto. Adesso però avevo piacere, davanti a questo quadro, che è un quadro bellissimo, qui saltiamo di epoca completamente. Qui siamo nel tardo Settecento ed è un quadro illuminista inglese, di Wright of Derby. È un quadro per cui mi gioverò di un aiuto
che è il professor Perù, che invito. È un quadro che illustra praticamente un esperimento di cui adesso si parlerà per Francesco leggendo un passo del libro. È un esperimento, tenete presente che gli inglesi avevano sempre l'intelligenza di prendere tutto quello che di buono facevano i francesi senza bisogno di fare la rivoluzione, quindi l'illuminismo atterra anche in Inghilterra. Questo è un club di Birmingham, è un club scientifico, e addirittura facevano degli esperimenti che vengono ritenuti anche, poi adesso vedremo, adatti anche ai bambini. Francesco, ti ringrazio. Grazie Paolo per questo piacere e onore che mi dai, e come dire, grazie anche al Covid che nelle sue lunghe, come dire, weekend che ha lasciato in isolamento il professor Zamboni, che ha permesso di mettere a frutto la sua fantasia, il suo spirito critico, e quindi ci regala oggi questa sua opera molto particolare e molto che testimonia della sua grande sensibilità. Quindi il centro dell'immagine si focalizza su uno scienziato che, utilizzando una pompa di Boyle, riduce in fin di vita un uccello che si trova morente in una campana di vetro nella quale ha ormai sottratto tutto l'ossigeno. L'esperimento potrebbe dimostrare, anche se ovviamente non documentato nel dipinto, come ripompando aria all'interno della campana di vetro l'uccello possa riprendersi. Lo scopo didattico e divulgativo è quello di dimostrare con un metodo sperimentale l'indissolubilità della vita della nostra respirazione, rendendo evidente nella prima fase che la mancanza di aria toglie la vita e nella seconda fase che il ripristino dell'ossigeno nuovamente la permette. Il famoso concetto della prova e della controprova. L'esperimento viene considerato idoneo anche per i bambini pur nella sua crudeltà. Tuttavia un padre consola le sue due figlie inorridite poiché non possono sopportare che la sperimentazione faccia soffrire l'uccellino. Grazie Piero. Ed è proprio questo papà che consola le figlie che attrae l'occhio del medico. Vi ho messo alcuni particolari. Guardate il primo particolare e guardate soprattutto le ultime falange, specialmente la falange finale dell'indice, che vedete che ha un'articolazione molto ingrossata. La piccola articolazione fra la seconda e la terza falange dell'indice è sicuramente molto ingrossata, questo lo potete vedere, ma anche quella tra la prima e la seconda. Questo è un segno di artrite. Però è un'artrite molto particolare, perché provate a guardare, pur nella luce fiocca dell'esperimento, che il pittore, che Raytor Derby, dipinge di rosso la parte interna sia del pollice che dell'indice. Non so se lo vediate. E poi guardate che ha tante macchie rosse sia nel naso che nel volto e papà. Questa artrite è un'artrite un po' particolare, che si chiama dermatomiosite, ed è una malattia molto grave. Tant'è che adesso fa piacere che lui riesce ancora a sollevare le spalle e ad abbracciare le figlie per consolarlo, ma certamente lui si paralizzerà. Cederanno le ginocchia e cederanno le spalle. E questo è il destino di questo papà con questa malattia. Adesso, sempre in questo capitolo, io descrivo uno dei quadri che mi piacciono di più. Ed è per questo che l'ho messo questa sera. È un quadro bellissimo. Nessuno direbbe mai che questo quadro è di Modigliani, perché è diversissimo dai quadri di Modigliani. Sapete che Modigliani faceva tutte le persone con una maschera davanti, perché considerava che tutti noi abbiamo una maschera da adulti, non lo fa nella bambina, ma è l'unico quadro senza maschera di tutta la produzione di Modigliani. Qui Modigliani incontra questa bambina, siamo nel 1918,
c'è ancora la prima guerra mondiale, lui va a Nizza con l'amore della sua vita, Jeannette, e trascorrono un anno e mezzo a Nizza. Io ho calcolato che circa ogni due settimane lui faceva un quadro a Jeannette, e voi lo potete riconoscere molto facilmente perché è la donna con gli occhi cerulei, perché questa Jeannette aveva degli occhi meravigliosi che comunque risaltavano dietro le maschere che costruiva Modigliani. E invece qui ritrae questa bambina, una bambina sofferente, forse ce l'ha una maschera, perché ha quel colore rosso molto simile a quel papà che avete visto prima. E guardate, pur nello stile post-impressionista di Modigliani, come le articolazioni della bambina siano tutte dipinte con un rosso vermiglio, si vede molto bene, e come anche la bambina stringa nella mano destra la sua mano sinistra perché forse ha male. Purtroppo esiste anche una varietà infantile della dermatomiosite. Perché Modigliani fosse stato così attratto da questa bambina e ne sia venuto fuori un capolavoro di questo genere, forse ci può aiutare proprio Francesco Chiamulera. Che Modigliani ne fosse stato attratto perché anch'egli, come la bimba, era consapevole dell'avanzare della sua malattia, non è dato saperlo con certezza. Viene riportato che sia morto per una improvvisa riacutizzazione della tisi, da cui era affetto da tempo. Io, medico, con l'esperienza ancora fresca negli occhi del dramma del Covid-19, sono portato a credere che sulla sua TBC polmonare si sia sovrapposta invece la devastante pandemia influenzale. Un'ondata terribile di contagi e di vittime della spagnola si ebbe a Parigi proprio nell'autunno-inverno del 1919 e il pittore mancò nel gennaio 1920. La tisi rendeva purtroppo Modigliani in quel momento storico a Parigi una vittima predestinata della polmonite virale. Riflettete solo un attimo su cosa poteva essere il dramma del contenimento del contagio nell'ospedale parigino dove venne ricoverato. La polmonite influenzale, che Paolo Mieli considera giustamente una malattia censurata dalle biografie e dai libri di storia, attaccando il fisico di un uomo indebolito dalla tubercolosi e dedito a diversi vizi, lo strapperà comunque alla vita a soli 35 anni. Grazie, grazie Francesco. Adesso un quadro che io ho messo e lo dedico a dottor Salvi. Questo è un quadro, adesso fra un po' capirete perché. Direte, ma cosa c'entra questo quadro con Salvi? Piano. Allora, questo è un signorelli, è un autore, è operante già nel primo Rinascimento. Questa pala la trovate, è una pala molto bella, con la Madonna, con San Giovanni Battista, San Mercolano e altri santi, fra cui diciamo quello che ci incuriosisce di più è Santo Onofrio, che è quello che vedete, quel signore un po' anziano con la barba vagamente ricorda un po' Salvi, se successe questo ma perché poi ci ricorda Salvi? Perché Santo Onofrio è un anacoreta. Era un uomo dedito completamente alla preghiera e viveva in condizioni anche disagiate nel deserto. Però in questa pala, Signorelli, ci dà questo Santo Onofrio, ma si vede che chiaramente non si è ispirato a delle immagini stereotipe di Santo Onofrio. Ha preso un modello. E lo dico perché, se andiamo a vedere bene, anzi, aiutiamoci con un lettore. Sì. Sei tu il lettore. Praticamente questo viveva nel deserto e come nell'antro del Bellaria
lui è dentro solamente i suoi malati. Così era Santo Onofrio. Ma in questo particolare Santo Onofrio, Signorelli, immette elementi originali e non manieristici, che al medico suggeriscono che il pittore abbia utilizzato come modello un uomo malato. Il vecchio col bastone appoggiato alla parte destra appare spogliato come in una ideale visita medica. Non si può non notare che l'anziano sorregge il lato destro del bastone per un'evidente ipotrofia muscolare della gamba destra, ben visibile se il lettore confronta la circonferenza della coscia destra, che appare molto ridotta rispetto a quella della coscia sinistra, dotata di un miglior trofismo muscolare. La paresi destra è confermata confrontando i piedi. Il sinistro è asciutto, mentre non a caso a destra il Signorelli raffigura un piede più gonfio. La concavità visibile sul dorso del piede e sulla caviglia destra rappresenta un edema da ipomobilità. Nelle persone con scarsa mobilità, per ragioni diverse, quali età, artrosi, paresi, è frequentissimo incontrare un edema con questo aspetto e con questa distribuzione nei piedi. Ma perché non offro questo accade nel piede destro e non nel piede sinistro? La ragione è che la gamba destra è più debole per una che ha una pompa muscolare meno efficiente nello spremere il sangue contenuto nelle vene della gamba. Grazie, grazie. Questo è un problema che cui ho avuto il piacere di risolvere molte persone che mi ha mandato Fabrizio, che è proprio questa sorta di edema, che sembra un linfedema, però proprio legato alla scarsa possibilità di movimento. Ma poi, nascosta nella tela, nasconde anche delle malattie del pittore. E questo è un po' anche la copertina del libro. Quella che vedete è la meravigliosa dama con il Mellino, dipinta da Leonardo da Vinci, e questo è un quadro che se ne andò dall'Italia e seguì Leonardo quando Leonardo andò in Francia, e poi da quel momento praticamente ha cambiato padrone un mucchio di volte. E l'ultimo padrone era un principe lituano che comunque era in Polonia. E rapidamente, quando i nazisti entrarono in Polonia, fu requisito e fu, qua vedete proprio la foto originale di questo gruppo di soldati americani che erano stati predisposti per il recupero delle grandi opere d'arte. C'è stato anche un film con George Clooney, non so se l'avete mai visto, in cui si occupavano proprio di questo, e George Clooney proprio era il leader di questo gruppo, ma questa non è una foto del film, è proprio una foto originale di quando riuscirono a trovare il dipinto della dama con l'ermellino. Quindi quello che capitò è che questo quadro venne restituito al legittimo proprietario e quindi venne restituito e adesso è al Museo Nazionale di Cracovia. Io mi trovavo a Cracovia per un convegno e volevo andare a vedere questo quadro, per cui ti scarico il sito del museo sul mio telefonino, poi complice l'età non riuscivo bene a vedere l'orario di apertura del museo e quindi allarga l'immagine, no, nel tuo smartphone per vedere l'orario e alla fine allarga lì dove ho messo le freccine vedo che ci sono le impronte, l'ombreggiatura della colonna d'ebano di Cecilia Gallerani, che era questo il nome della donna con l'ermellino, amante di Ludovico il Moro, sono delle impronte digitali. E io dico, ma vuoi che siano le impronte di Leonardo da Vinci e che non se ne sia mai accorto nessuno?
Allora comincio a scartabellare su internet e trovo una cosa incredibile. Cioè, c'è un antropologo che insegna a Chietti e che si occupa proprio delle impronte di Leonardo. Quindi lui, esaminando 5-6 mila fogli, che in 500 anni potete immaginare quante persone le avevano consultate, quindi quante impronte digitali ci saranno state. Lui, concentrandosi su determinati segni, non so, una macchia d'unto, perché magari mentre ci lavorava stava mangiando un pezzo di pecorino di Pienza, Leonardo da Vinci, oppure il segno di una tazzina da caffè o di qualche cosa che aveva messo mentre scriveva. E sono i fogli più belli, sono quelli anche più interessanti, lui, non so, ci fa l'elicottero, il paracadute, tutte cose che sarebbero state 400-500 anni dopo di lui, e è riuscito a trovare quali erano le impronte di Leonardo. E quindi, tramite dei colleghi chirurghi che lavoravano all'Università di Chieti, dico: per favore introducete a questo antropologo. E questo molto gentilmente ha guardato e poi mi ha telefonato trionfante dicendo: sì, sono le impronte di Leonardo e ti dirò che è il pollice. Però bisogna stare molto attenti a dare delle impronte in mano a un antropologo, come può testimoniare il prossimo lettore, Anna Manetta. Grazie Anna. Dare in mano a un antropologo un'impronta digitale è peggio che darla ai carabinieri del RIS. Nell'esaminare le impronte di Leonardo sui fogli del periodo francese, Capasso nota aspetti di malattia per la presenza di impronte cosiddette a disposizione radiale. Essa è dovuta a una è dovuta a un difetto di presa della nostra pinza naturale, quella che attiviamo stringendo il pollice contro l'indice. Questo genere di impronte, che in gergo vengono definite di striscio per la riduzione della forza muscolare della pinza, si trovano solo sui fogli leonardeschi del periodo francese, cioè quelli compilati durante l'ultima fase della vita del genio. Come riportano i cronisti dell'epoca, Leonardo era affetto da artrosi delle piccole articolazioni delle dita che ne limitavano i movimenti. Ecco la prova biologica di quell'artrosi, l'impronta di striscio trovata solo sui fogli senili. Grazie. Quindi la verità è che, però questo ve lo leggete nel libro, non ve lo racconto, così vi incuriosite, le impronte rivelano anche, diciamo, l'origine etnica di Leonardo. Ed è molto interessante anche leggere questo. Adesso vi mostro una cosa che c'è, molto bella, che c'è nella Cattedrale di Ferrara. È il Giudizio Universale, questo quadro che voi vedete, cioè qua è un affresco gigantesco che è dentro tutta l'abside, ed è una cattedrale anche importante, grande, quindi è veramente un dipinto del Bastianino. Questo Bastianino in gioventù era stato uno degli aiutanti del grande Michelangelo nella Cappella Sistina, e con questo suo elemento nel CV, quando tornò a Ferrara, il vescovo di Ferrara pensò bene di affidargli il dipinto del Giudizio Universale. Però qui ho bisogno di un lettore, no, tranquilla, perché questa è una cosa di cui non mi sono accorto io, ma si è accorto un giovane neurochirurgo che però non appena se ne è accorto, io me lo sono trovato nel mio studio un lunedì mattina. Grazie. Ci possiamo vedere domattina? Così recitava un messaggino telefonico che ricevetti un paio di anni fa dal professor Pasquale De Bonis, giovane e brillante neurochirurgo dell'Università di Ferrara. Fu così che lo vidi arrivare tutto concitato nel mio studio la mattina successiva e mi disse: ho alzato gli occhi in Duomo guardando durante la messa l'affresco del Giudizio Universale di Bastianino ed ho visto con chiarezza la sagoma di un cervello. Mi sono trattenuto dal confessarlo a mia moglie, continuò sorridendo, altrimenti mi avrebbe accusato di vedere cervelli dappertutto. Ma ne sono sicuro, non è una sindrome da neurochirurgo.
guardi qua e mi dica oggettivamente se è una follia. Appoggiò sul mio tavolo una foto del giudizio universale del Bastianino con un foglio trasparente sovrapposto. Con tratti rapidi e precisi lo ricalcò, estraendo una proporzionata sagoma del cervello. Per quanto sorpreso, avendo visto innumerevoli volte quell'affresco nella nostra cattedrale, senza che mai mi balenasse una simile idea, dovetti ammettere che era tutt'altro che una follia. Osservi, continua De Bonis per convincermi, sul profilo inferiore ci sono addirittura i recessi che contengono i nervi ottici, l'ipofisi ed il quarto ventricolo. Non c'era bisogno in realtà che insistesse, la cosa stava assolutamente in piedi. Soprattutto sono affascinato dalla parte centrale, aggiunsi, il centro del cervello, ovvero il terzo ventricolo, che contiene Cristo e la Madonna circondati dagli apostoli. Quello che trovo incredibile è che ai loro piedi scorra acqua. Solo qualcuno che ha assistito al taglio di un cervello può sapere che nei ventricoli fluisce il liquore cerebrospinale. In effetti, dovete immaginare che solamente nelle facoltà di Bologna, di Ferrara, di Padova e di Parigi, il Papa aveva concesso la dissezione anatomica, tant'è che anche Vesalio andava a Padova e andava a Ferrara soprattutto per fare il suo primo libro di anatomia. Ma però loro non avevano nessuna possibilità, non c'era la macchina fotografica, quindi per poter insegnare l'anatomia utilizzavano dei veri pittori, dei maestri che disegnavano le cose, ma non potevano riprodurle all'esterno. Cioè, era dato da un papa la possibilità di poter riprodurre le forme interne del corpo, ma specialmente il cervello non era possibile, diciamo, poterlo riprodurre liberamente, ecco. Anche perché tutti gli studi sul cervello non erano stati ancora completati. Quindi molti di questi pittori, un certo numero di questi pittori, erano utilizzati come illustratori dei testi di anatomia, soprattutto per gli studenti, quindi avevano un giro limitato di questi libri, ovviamente solamente perché dovevano studiare medicina. Questo è l'estratto del cervello dal dipinto che vi avevo mostrato prima, per rendervelo un pochino più facile. E vedete che ci sono proprio le cavità, poi ci sono questi recessi sotto che sono stati dipinti solamente da una persona che può aver visto un cervello, e quindi lui l'ha nascosto, questo suo segreto, l'ha nascosto nella cattedrale, ma lui aveva già visto il suo maestro che nascondeva il cervello, era una cosa per lui abituale, tant'è che io e De Bonis poi ci scatenammo e trovammo nel museo di anatomia della nostra facoltà delle prove che Bastianino era stato pagato dal professor Canani, che era il lettore di anatomia, il professore di anatomia dell'Università di Ferrara, per le sue opere. Quindi era chiaro che questa persona era stata nella sala Sertoria, ma che di nascondere il cervello l'aveva imparato, anche se lui l'ha fatto molto meglio del suo maestro. Erano passati 30 anni, perché l'ha fatto anche Michelangelo. E quindi abbiamo qua milioni e milioni di occhi, e anche i vostri occhi, che hanno visto tante volte questo quadro, che è questo fresco, che è della Cappella Sistina, dove vedete che c'è il nostro Signore che dà la vita, o forse l'intelligenza, al primo uomo, ad Adamo. Ma se voi vedete quel drappo che, diciamo, che l'intelligenza divina, il drappo che raccoglie il Signore, all'interno del quale il Signore, se voi lo ricalcate con un foglio di carta velina, vi viene fuori proprio un cervello. Vedete? E quindi questo lui l'aveva imparato, ma se ci pensate c'ha un sacco senso. Come quando io sono stato avuto udienza dal vescovo di Ferrara per chiedermi
cosa ne pensava di quello, se poteva presentarlo al pubblico. Lui alla fine era il legittimo proprietario di quell'affresco. Lui è stato molto aperto, ha partecipato e assolutamente anche giustificato questo. E qui, davanti a queste cose, quando abbiamo parlato di questo, ha detto un sacco di senso che alla sua creatura Dio desse l'intelligenza. Cioè, quindi questo desse il cervello alla fine. Questo simboleggia questo. Ed è molto interessante. Poi ci sono delle altre cose straordinarie, adesso ve ne faccio vedere un'altra, che è questo quadro, che è la trasfigurazione di Cristo, sempre rinascimentale, di un certo Gerard de David, che così racconta l'episodio della trasfigurazione. Per chi, diciamo, non ha mai letto il Vangelo, la trasfigurazione, lo faccio venire in mente rapidamente, ci sono tre apostoli, che sono Pietro, Giovanni e Giacomo, che salgono con Gesù Cristo su questo monte, e su questo monte capita la trasfigurazione, quindi diventa una testa, diciamo, una veste bianca molto splendente, Gesù Cristo, appaiono nelle nuvole, riescono a vedere i due grandi profeti, quindi Mosè e Isaia, e poi sopra, ma non lo vedono, anche se qui viene riprodotto, sentono solamente la voce di Dio. E quindi assistono a questo. Adesso io vi faccio vedere, però non ve lo faccio vedere per motivi di cruenza in un cervello vivo, lo faccio vedere in una risonanza magnetica. Se, immaginate che io abbia una ghigliottina che mi taglia così, quindi invece che sezionarmi così, mi taglia per il lungo. Questo qua si chiama assetto coronale. Se io faccio un assetto coronale nella risonanza magnetica del cervello, ecco qua. Ecco qua c'è Dio. Questa è la testa di Cristo col suo corpo. Queste sono le gambe che vanno giù. E in questi due recessi temporali dei ventricoli laterali ci sono i nostri Mosè e Isaia. È chiaro una cosa. L'occhio vede solo quello che conosce. Quindi in nessun libro d'arte voi troverete tutte queste cose di cui abbiamo detto questa sera, ma io credo che sia un valore aggiunto che dà la medicina, perché guardate che quello che è la malattia, il vissuto, il quotidiano, influenza tantissimo quello che è il talento e che è anche la capacità artistica e anche l'ispirazione dell'artista. E poi ve lo dimostrerò più avanti con un'ultima cosa, perché non voglio annoiarvi più di tanto. Però questo è straordinario. Quella lì è una sezione coronale del cervello, e sicuramente Gerard è una persona che aveva riprodotto dei cervelli nelle sale settore. E non c'è dubbio su questo, perché è veramente incredibile. Però l'ha nascosto nella trasfigurazione. Voi vedete la trasfigurazione di Raffaello, adesso non me l'ho messa per non rompervi la scatola. È un quadro meraviglioso, 3.000 volte più bello di quello di Gerard de David, dall'altra parte Raffaello. Ma sicuramente si capisce che Raffaello ha frequentato tutto meno che una sala settoria. È completamente diverso. Poi ci sono anche delle tele assolte, cioè abbiamo delle tele che vengono considerate malate, sono per esempio questa, la Fornarina. La Fornarina è l'amore di Raffaello, una certa Margherita Aiuti, detta Fornarina perché pare, che fosse figlia di un fornaio di Trastevere, lui si era completamente innamorato di lei, e secondo un chirurgo che si occupa di tumori della mammella, un certo Espinel, un po' di anni fa scrisse nella pagina di Lancet, che è una rivista molto importante per noi medici, che ogni tanto fa una pagina di arte molto bella, tra l'altro. E lì scrive che sicuramente lei si tocca, vedete che solo l'indice è scoperto, e si tocca per indicare che lì c'è una malattia, che c'è un nodulo. Intanto sapete, Margherita Aiuti qua era molto giovane, è molto difficile pensare che se anche ci fosse un nodulo, fosse comunque un tumore, ecco. Però
c'è stata un'alzata di scudi, cioè il numero successivo di Lancet, tutti i medici del mondo hanno scritto inviperiti contro questa Spinelli, e poi con motivazioni sia di ordine di storia dell'arte, di stile, eccetera. A me è sempre piaciuto molto una spiegazione che vi dico. Vedete che c'è in particolare il bracciale, un bracciale che Raffaello aveva regalato a Margherita, dove c'è scritto Raffaello Rubinate, c'è solo un piccolo particolare di Teraf del bracciale lì. E quindi col dito lei da una parte indica il cuore e dall'altra indica il nome dell'uomo che amava, e mi sembra molto più bello che non pensare che lei avesse un tumore. E quindi questa è una tela assolta, assolutamente assolta, ma non solo da me, da tantissimi altri medici. Se c'è un particolare nascosto nella tela, quella è la fede di Margherita, che era una donna sposata. E Papa Giulio II era il grande protettore di Raffaello e gli chiede di cancellare la fede dal quadro. Però sapete, questi quadri molto famosi vengono continuamente esaminati da esperti d'arte, eccetera, per cui addirittura fanno le radiografie. Se tu fai la radiografia, vedi le cancellazioni che ci sono state, le varie edizioni dei quali, che ti capisci perfettamente che quindi c'è anche questo gossip in questo quadro. Però a dire il vero, non abbiamo bisogno di cercare il tumore nel quadro, perché c'è un quadro che raffigura perfettamente il tumore della mammella. E io chiedo adesso alla grande Raffi di spiegarcelo. Esiste un'opera che, come un vecchio testo di medicina, riproduce fedelmente l'aspetto semiologico di un tumore avanzato del seno. Così come nemmeno i medici moderni, aiutati dalle tecnologie delle diagnosi precoci, li vedranno più. È la notte di Michele Tosini, detto Michele di Ridolfo di Ghirlandaio, scusate, che ritrae come un incubo notturno l'involuzione induttiva propria del cancro sul seno sinistro della dormiente. È chiara la retrazione del capezzolo, ormai agganciato dal male sottostante. A destra, il florido seno destro, esibito dalla modella, sembra separato da quello malato da una ciocca di lunghi capelli ricci, che idealmente divide il petto in due parti, il bene e il male. Un medico esperto sa che non sono pennellate bizzarre o surreali, ma una drammatica rappresentazione del vero. E mi avvio anche alla conclusione per non annoiarvi troppo, ma nella mia conclusione vi dirò qualcosa che non ho scritto nel libro. È una cosa anche molto drammatica, toccante, per farvi capire che cosa può aggiungere la conoscenza medica alla storia dell'arte. Michele di Ridolfo aveva un modello assoluto, che era Michelangelo. Lui era completamente innamorato di Michelangelo. Questo dipinto dipinge una scultura di Michelangelo, che è la notte. E questa notte si trova nella cappella Medicea di Firenze. E dicono che l'avesse ritratta addormentata. Questo lo trovate sui testi di storia dell'arte. Perché la situazione politica a Firenze era molto negativa per Michelangelo, quindi crea questa dormienza per non sentire tutte le lamentele delle altre statue sul governo dei medici. Adesso io vi darò invece la mia versione, che è molto diversa, ed è non è scritta nel libro. La notte, e questo qua vi faccio vedere un particolare, la notte di Michelangelo, anche lei ha la retrazione del capezzolo, per cui Michele di Ridolfo si è ispirato, cioè ha reso figurativa in 2D una cosa che era in 3D fatta dal suo grande modello. Questo è
una scultura che, di cui hanno parlato bene tutti. Mi ricordo anche nei Fiori del Male c'è Baudelaire che ne parla dicendo che probabilmente è l'opera scultorea più bella che sia mai stata fatta dall'uomo. E anche Carlo Strozzi, che era un contemporaneo di Michelangelo, scrive un sonetto che adesso leggiamo insieme per esaltare questa cosa. Ma stranamente Michelangelo non risponde che non 9 anni dopo. Gli scrive Carlo Strozzi: la notte che tu vedi in sì dolci atti dormire fu da un angelo, appunto Michelangelo, scolpita in questo sasso, e perché dorme a vita. Destala se non credi e parlerà, cioè svegliala se non ci credi e lei ti parlerà. Michelangelo non risponde. Ma prima abbiamo detto che questa donna aveva un cancro della mammella. Ed era una persona evidentemente molto familiare a Michelangelo, perché era una signora che per mesi andava nello studio e lui prendeva le sue forme e le riproduceva, inconsapevole di riprodurre che nell'altro seno ci fosse un cancro. E dovete pensare che i rapporti comunque fra una persona che si fa ritrarre e l'artista che la ritrae non sono semplicemente uno entra buonasera, si veste, se ne va, saranno stati più o meno intimi, ma comunque una persona che lui conosceva molto bene e che quindi io da medico vi dico, non molti mesi dopo che l'opera era finita ha cominciato a soffrire, sia perché il suo corpo ha cominciato a sfigurarsi, quella retrazione al capezzolo, allora non c'era la chirurgia, si è trasformata in un'ulcerazione dolorosa, si sarà infettata, questa donna si è vista sfigurata, piena di dolori, dolori del cancro, non c'era la morfina. Ed era una persona che Michelangelo conosceva bene, quindi lui non si è sentito di rispondere, altro che la statua che ha paura della politica dei medici, quindi dorme. Ma che cretinata è! Tant'è, andiamo a leggere 9 anni dopo che cosa scrive Michelangelo, dimostrando di essere non solo un grande pittore e un incredibile scultore, ma anche un poeta e un uomo con una sensibilità non comune. Sentite la risposta. La fa come se fosse la modella, quindi la statua che parla, non lui che risponde a Carlo Strozzi. E fa venire i brividi. Sentite. Caro mio il sonno, è più l'essere di sasso, mentre che il danno, cioè la sua femminilità che veniva meno, e la vergogna dura. Non veder, non sentir il dolore, mi è gran ventura, però non mi destar, te parla basso. E questa è l'interpretazione giusta, perdonatemi, ve lo dico da medico e da uomo. E con questo vi auguro una buona serata.